Stupenda questa vettura di casa Porsche, io sono contento che tu mi abbia fatto vedere questo servizio, io invece sono molto più cattivo, perché tu mi hai detto che soffri mal di mare, sì. Allora io ti dico che il 25 e 26 giugno si terrà a nord di Berlino la Solar Boat Regata 2011, ovvero la gara di barche solari di Berlino, con i consueti premi per il design, la velocità delle barche solari e l'efficienza energetica. Gli organizzatori invitano particolarmente gli istituti tecnici e gli studenti a partecipare a queste regate che ovviamente si svolgono in diversi appuntamenti durante la stagione, uno dei quali è ad Avigliana in provincia di Torino. E visto che io sono cattivo e che so che soffri il mal di mare, il prossimo servizio è tutto tuo. Benissimo, effettivamente abbiamo già parlato nella scorsa puntata del percorso della Planet Solar. Vediamo ora un'altra parte di questo percorso, il suggestivo passaggio del canale di Panama. La navigazione attorno al mondo in barca solare prosegue ed il team Planet Solar ci invia questo nuovo video con la posizione della barca lo scorso 24 gennaio. Nelle riprese ufficiali del team vediamo gli ultimi momenti in terraferma a Cartagena, in Messico, in una tipica piazza della città, poco prima di puntare la prua verso il canale di Panama, dove si arriva dopo la cena e dove di notte si attraversa uno dei passaggi più suggestivi del mondo e che collega l'Oceano Atlantico con quello Pacifico. Center here. Mm-hmm. In the morning they have occasione, Immo Stroer, l'uomo di affari proprietario del Turanor, registra un messaggio importante. The whole mission just shows that, questa avventura nella quale siamo impegnati ci deve far capire di avere la possibilità di un futuro migliore, senza energie fossili. Dopo aver passato le chiuse dal lato dell'Oceano Atlantico, si naviga nel lago Gatun per poi passare le chiuse di Miraflores e arrivare finalmente all'Oceano Pacifico. Buongiorno, benvenuti a bordo del Planet Solar e buon anno 2011 a tutti voi. Abbiamo già lasciato l'Oceano Atlantico, attraversato il canale di Panama
e abbiamo completato la prima parte della navigazione transcontinentale. Ora ci sono circa 15.000 km di mare prima di raggiungere l'Australia e in qualche giorno arriveremo alle isole Galapagos. Quindi continuate a seguire le nostre avventure. Alla prossima!